poetico Porto Davide. Questo appuntamento, diciamo, particolare, che oramai è diventato una tradizione, vedo con piacere per parecchi stabiesi, perché veramente di solito a questo evento c'è un pubblico anche diverso in parte da quello che normalmente ci segue e che pure è un pubblico per fortuna consistente. Quindi io vi ringrazio di stare qui con noi, di aver rispettato ancora una volta questo appuntamento e vi chiederei la cortesia, soprattutto quelli che stanno più dietro e che sono ospiti, non sono quelli che sono venuti a seguirci, di godersi il fresco, di godersi la bibita, il gelato, però cortesemente di rendersi conto che qui facciamo poesia, quindi se è possibile di stare in un discreto silenzio. E allora niente, io non mi dilungo molto, volevo solo dire che anche quest'anno, come tutti gli anni, il nostro reading c'ha un titolo, il titolo questa volta è stato preso da Cummings ed è Il tuo cuore lo porto con me. È un verso quindi di una poesia di quest'autore che è stato tradotto da Raffaele Ragone per un evento che facemmo l'anno scorso, Jazz and Poetry, e di cui forse quest'anno si farà anche una terza edizione. Quindi ancora una volta, come dire, un verso che ci accompagna. Nel corso del tempo abbiamo avuto versi di vari poeti, abbiamo avuto quindi cosa, perché un verso? Un verso che un poco dà l'orientamento della serata, un poco la indirizza, però poi diciamo che come al solito i temi saranno liberi, la scelta è libera, non c'è un tema obbligato. Però ecco, il nostro titolo vuole orientare, l'anno scorso era un poco sul senso della poesia, sul senso delle cose, quest'anno vira un poco più verso il sentimentale, ma non obbligatoriamente. Io non voglio dire altro perché quasi tutti ci conoscete già, quindi non voglio rubare tempo ai poeti e alla musica. Vorrei chiamare un attimo qui Diana Carosella, che è una carissima amica, come dicevo. Innanzitutto carissima amica, poi svolge anche la funzione di assessore alla scuola e ho stasera qui per, come dire, incaricata anche per la cultura, ed ho grande piacere che Diana faccia un saluto, perché ecco, non è una cosa formale, non è un assessore che è venuto per venire per scopi istituzionali, è venuto a rappresentare le istituzioni, ma è venuta anche per l'amicizia, e questa è per noi la cosa più bella. Quindi grazie Carmen, buonasera a tutti, sicuramente il saluto dell'amministrazione, questo va senza dire, e poi sicuramente un in bocca al lupo a Carmen per le bellissime iniziative che mette ogni anno in campo, e sono lieta di essere qui perché questa è la serata che conclude un po' l'anno di lavoro, per cui ringrazio veramente per tutto quello che riesce a organizzare a Castellammare e che ovviamente è quel lumicino di speranza di cui abbiamo tanto bisogno noi stabiesi. Grazie. Grazie a te Diana, grazie. Ovviamente il lavoro che io faccio non è fatto soltanto da me, se non avessi le persone che mi sostengono a vario titolo, diciamo, le cose non andrebbero lo stesso in porto. Quindi io comincerei subito con un pezzo musicale, come al solito, presentandovi due persone che non hanno bisogno di presentazione e che sono Anna Spagnuolo e Salvatore Torregrossa. Sono anche loro, come dire, pezzi fondamentali di questo reading. Rare volte non sono stati con noi, ma proprio rarissime volte, proprio perché avevano degli impegni che li portavano fuori Castellammare. Quindi, come dire, fanno parte anche loro del panorama, della cornice, dell'insieme di questa meravigliosa serata, di questa meravigliosa, come dire, fiaba che noi realizziamo ogni anno. Allora, a te Anna. Grazie, buonasera. Grazie. Allora, iniziamo con un pezzo napoletano per rispettare un po' la tradizione del nostro paese, poi dopo vedremo.
più vicino ti sento, chissà chi sto momento, ma che pensi che fai? Mi sono fatta questa distribuzione un poco di, dire, di piccole locandine ricordo, e però mentre tu con questa bella voce mi accompagnavi, quindi guardo proprio una cosa veramente meravigliosa. Allora, cominciamo il nostro reading poetico. Io direi cominciamolo in ordine alfabetico, però magari poi vediamo un po' sopra, un po' sotto, un po' in mezzo, ma vediamo un poco. Intanto il primo autore, quindi, che legge in ordine alfabetico è Mauro Corona. Io voglio subito dire, adesso distribuirò pure dei fogli dove trovate le notizie biobibliografiche dei nostri autori, perché prima li presentavamo, però alla fine si ascolta ma non si registra molto, poi comunque portava via del tempo. Adesso quindi distribuisco un po' dei fogli, così potete leggere e prendere, come dire, visione di quello che loro hanno fatto, e hanno fatto tantissimo. Su Mauro Corona io voglio innanzitutto scherzare e dire che parecchie persone mi hanno chiesto se era il Mauro Corona, quello, diciamo, lo scalatore, quello che poi... Carta bianca. Io amo dire subito una cosa. Io per la verità non l'ho mai invitato e al momento non penso di farlo, perché non mi è troppo simpatico. Invece mi è simpaticissimo e voglio molto bene a questo Mauro Corona qua, che per me è l'unico Mauro Corona.
c'è le giro, sì. Okay, sta a posto. Sì, sì, no, grazie, grazie. Non posso. Come non essere contento di queste parole, anche se il confronto poi con lo scrittore è molto difficile. Però lui, quando l'ho incontrato, mi ha detto che lui poesie non le scrive, quindi io sto tranquillo, insomma. Sì, sì, sono solo un omonimo. Dunque, per riallacciarmi al tema del verso che ha scelto Raffaele, che è di Cummings, no? Il tuo cuore lo porto nel mio, no? Con me. Ho pensato di iniziare la lettura con una dedica a un poeta molto amato da Carmen e che parla dell'amore, insomma, no? Poi mi puoi immaginare, la poesia è Amai di Umberto Saba. Amai, trite parole che non uno usava. Mi incantò la rima fiore amore, la più antica, difficile del mondo. Amai la verità che giace al fondo, quasi un sogno obliato che il dolore riscopre amica. Con paura il cuore le si accosta, che più non l'abbandona. Amo te che mi ascolti e la mia buona carta lasciata al fine del mio gioco. Ecco, questo era Umberto Saba, una poesia del 1946. Che parla appunto dell'amore per lui e questa dualità, amo te che mi ascolti. Si riferisce, immagino, a chi poi leggerà la sua poesia o a qualcuno che era vicino a lui quando la componeva. E allora io mi riallaccio a quella per leggere una mia, che si riallaccia proprio a questa dualità, anzi del fiore dell'amore, insomma. La rima più antica e difficile del mondo. Qualcosa è vero di te, e forse qualcosa cambia nel pensiero, se oso appena il declinare dolce delle voci e cieli e nuvole dirti del senso atteso che ti imprime l'alba e il giorno. Più non t'accorgi del mutare che in sé porta già la foglia nel suo nascere e nella dura scorza l'albero. Se chiedi conto al tempo, sei tu quello che resta e che non varia di questa umanità terribile. Ombra ti sei, fiore. Eppure dell'amore non so dirti se è il deserto o qualche altra cosa priva d'acqua. E poi dall'amore, che è uno dei sentimenti, insomma, il principe dei sentimenti, ma non è tutto lì la poesia, insomma, la poesia non è soltanto descrizione di un'emozione, nostalgia di questa emozione, ma è soprattutto una ricerca, uno scendere dentro se stessi, portare alla luce il nostro più intimo, insomma, è una ricerca di verità, una ricerca della realtà, insomma, del mondo che ci circonda. Quindi dall'amore possiamo pensare al pensiero, al concetto del pensare, insomma, che è la matrice di tutto. E leggo quest'altra poesia. Penso e il pensare già me caro, se guardo oltre i vetri del mio mondo, alberi e case e nebbia, silenzio che da ogni dove parla al mio cuore. Tu mi prometti il troppo e il poco, ma io cerco l'abisso, la vena nera che non rimanda luce. Una finestra ancora aperta nella notte era, dentro la notte e della notte un sogno, attraversare i muri, le porte consumate, entrare dentro le vite che ti guardano dai quadri. Cercavi lì il baricentro del silenzio, cercavi una risposta, la sola che ti aspetti, la parola smarrita che ti chiama, un punto d'amore che ti tiene. Perché la poesia è anche ricerca del linguaggio, insomma, no? È la sintesi attraverso la parola, insomma, quasi un codice. Un'altra poesia. Passavi e si fermava il tempo, o era la luce tenua del ricordo che vagava nel paesaggio del tuo sonno,
essere l'ultimo albero nella nebbia, volevi, quello invisibile, quello più lontano, o l'ombra tua che simula la morte. Per te erano le accese foglie morenti, vaghe e mature di vento e di abbandono. Una tua mano mite era l'approdo giusto dei sensi e non l'inganno della luce o la tua voce riflessa in uno specchio. Ecco, qui il poeta riflette e si dice quello che sta scritto in questa poesia. Un tempo era l'amore, ora è il pensiero, a stendere parole e a pronunciarle lievi. Un desiderio astratto ha preso il luogo di una mano sfiorata, di un abbraccio, così dolce il ricordo ed anche così casto. La commozione si converte in legge, i palpiti del cuore sono legati dentro di noi ad una formula che non ci torna in mente. È sera e il poeta guarda, insomma, fuori dalla finestra o guarda dentro se stesso. Ascolti il silenzio della notte che ti parla, lo lasci entrare debole dai vetri appena chiusi, da quel cielo bianco di luna e freddo. Era un silenzio d'orti sui declivi verso il lago, come la differenza tenue tra l'esistere e il non esistere, tenuto in vita da un riflesso. Ora è il pensiero che ti basta, la sola sua presenza. Divide l'ora un quanto di oscurità che si dipana a stento tra i ricordi, una sedia, un lume, un libro. Non chiedi altro la tua vita ai minuti che passano indelebili e si soffermano altruisti a dare forma alle tue idee. Come in un gioco avanzi a tappe, guadagni e perdi e torni indietro. Scorri le pagine, tracci linee possibili, metti dei segni per non dimenticare, parli da solo a solo alla tua voce che ti sente. Ne salto un paio. La natura è sempre presente poi nelle mie poesie, insomma è grande fonte di ispirazione, devo dire, anche se a Roma, insomma, la natura è ben poca, insomma, no, è più una natura mentale, diciamo, che una natura vera, reale. Incisi alberi dal tempo e la natura dal vento trasporta a te la sua quiete e ti rimanda accenti e versi, le parole accende e i cieli apre, riflessi in una vasca tra le foglie, in altalena lieve. Ti siedi, un albero si spiuma in controcanto dietro un muro in ombra, si accende con un raggio il rosso del papavero. È sera, come adesso. Ora comincia il vento e la dubbiosa sera scende. Solo sale il pensiero nella mente, mentre tutto il resto si affaccia sospeso sulla lenta discesa di me dentro me stesso. Sarà ancora una volta un camminare sui bordi della conoscenza che si fa lume. In questo percorso ociduo che mi riporta a casa, anche la terra e gli alberi preparano la loro notte. Sono molto brevi in genere, insomma, non... E mentre scrivo, ecco, questo mi viene in mente, vengono in mente questi versi. La pagina bianca è il deposito dei miei pensieri. Ve li depongo in segni successivi, modulati dal ritmo degli spazi. Visti dall'alto, assumono forma di grandi lettere o di pettini astratti, disegnando oggetti diversi da ciò che poi descrivono. Io li lascio fare, perché sono il guardiano che li accompagna osservandoli nel breve tragitto dalla mente al foglio. E questo è un bel ricordo di una giornata a Montecatini Alto, in Toscana. In mezzo alla natura mi sono venuti, ho puntato dei versi che poi ho elaborato tornando a casa. La strada che sale lenta al sole,
La campagna aperta all'infinito oltre lo sguardo e quel cipresso che imita la torre, come a volerla superare in questo abbraccio della natura l'antica opera dell'uomo, amo. Qui non c'è nulla di nuovo, ma di eterno. La terra parla ancora la sua sola lingua, lontana anni luce da nebulose o ammassi globulari. Qui il tempo si distende, ride, poi si ferma, e lì potresti anche annegare in un ciuffo d'erba tra le pietre o nell'azzurra chiarità di luna. Pura la mente, distrattamente vaga, avara opaca traccia che si perde sul cancello, ove l'edera si avvolge e mi dice lentamente che la somma di tutto ciò che ho tolto, ciò che ho perduto e ciò che resta sono io. Abbiamo quasi finito. Questa l'ho intitolata Pilastro e ho messo come sergo un verso di Dino Campana, una poesia dedicata a Sibilla Aleramo: i piloni fanno il fiume più bello. Io pilastro, insomma, pilone, così. Siamo lì. Il pilastro di cemento è un pilastro ed è di cemento. Se non fosse di cemento sarebbe un pilastro di Dino, di sole, di calma, ma è soprattutto un pilastro e quindi oggetto e quindi materia inerte, anche se una delle possibilità per questo oggetto così anonimo, squadrato, freddo, è di diventare pure oggetto di una poesia, trovare una sua bellezza, forse nella sua geometria, nel suo chiudere, contenere e reggere, nel suo essere frutto di calcoli, derivato della mente e della mano, e in questo umano, platano senza autunno, con la sua vocazione di maceria. Ecco, questa è forse una dichiarazione di poetica mia, insomma. È il buio, o forse prima ancora è un vedere le cose nella loro vera luce, sapere in ogni istante dove si è, su quale pietra posi il piede, cosa ci aspetti dietro ogni angolo, riuscire a separare ciò che è reale da ogni illusione che lo nasconde, essere il raggio, non la luce che porta, lo strumento inconsapevole, non il fine. È un ritornare all'ordine stabilito delle cose, sentire come la bellezza esista senza sapere di essere bellezza, come riuscire ad avvertire il movimento del globo nel suo lento ruotare, solo osservando l'ombra dell'albero e questa verità che si rivela poco a poco o che rimane per sempre oscura come la faccia nascosta della luna. Io direi l'ultima. Ok, anche questa si riallaccia a quella precedente. Ci raggiunge l'infinito come fosse vento o luce. Dice che dobbiamo andare, ma dove? In quale luogo o spazio? Posso credergli, mi chiedo? Ciò che è perfetto oggi in realtà è solo un abbozzo nel tempo, un limite della conoscenza. Tutto proviene dai pensieri, poi dai gesti, dall'opera che stabilisce un ordine nella materia, un predominio. Il tempo poi affina il concetto, trasforma l'idea in realtà, l'immagine pensata in oggetto, il movimento in mutazione, crea una storia. È tanto, è tutto. Grazie a tutti. Volevo ancora aggiungere una cosa a proposito di Mauro Corona. Come avete avuto modo di vedere, Mauro è anche una persona molto riservata, che non ama mettersi in evidenza. Quindi, insomma, c'ha tante qualità questo ragazzo e poi non pubblica, per esempio, sulla sua pagina, non pubblica quasi mai le sue poesie. Cosa che mi dispiace tantissimo, perché ecco, tutte queste belle poesie io molte volte condivido sulle mie le scelte poetiche che lui fa di altri autori, che sono tutte bellissime, però mi piacerebbe tanto mettere anche le tue, quindi mo stasera queste qua almeno me le dai, così almeno queste potrò forse pubblicarle. E allora direi, mettiamo una voce femminile e presentiamo una autrice che qui non c'è mai stata,
e che è Marzia Spinelli. Sì. Marzia Spinelli per la prima volta è ospite presso di noi e viene anche lei da Roma insieme a Mauro Corona e a Monica Martinelli. Però mentre loro li avete già ascoltati qualche anno fa, adesso erano assenti da un po' dalle nostre iniziative, per Marzia è la prima volta, quindi l'ascoltiamo ancora con maggiore attenzione proprio perché è una nostra conoscenza di oggi. Grazie Carmen. Grazie veramente di cuore Carmen e a tutta l'organizzazione per questo invito in questo posto veramente poetico e meraviglioso. Io leggerò qualche testo da quest'ultimo libro che non è proprio sentimentale, nel senso che è un libro, ha un titolo un po' particolare, Trincea di nuvole e d'ombre, per Marco Saie Editore, uscito a marzo di quest'anno, e parla di trincee, le tante trincee che viviamo, quelle interiori, quelle dell'io, quelle concrete, quotidiane. Ah, ma sono tuoi? Questi? Grazie. Grazie. Ecco qua. Sono salva. Grazie. Capisco che significa stare chiaro, proprio chiaro. Ero entrata proprio nel panico. Dicevo appunto le tante trincee che viviamo, da quelle interiori, dell'io, amorose, quotidiane, del lavoro, della fatica di vivere, di andare avanti, e anche c'è una memoria di guerre, di trincee vere, concrete, sia attuali, le tante guerre che ci sono, anche se non ci coinvolgono direttamente a noi occidentali, noi europei, e poi in particolare una rammemorazione della Grande Guerra, il 15-18, di cui appunto in questi ultimi anni è stato il centenario. Ombra perenne, mobile e ferma, vagheggi anche tu longevità. Piovono scorie e meteore come stelle cadenti, tanto più simile, tanto più distante, sei solo mia, sagoma muta, fedele sopravvivi alla trincea dell'io. Tornavano i volti dei vivi, la mappa dei macelli tra le rughe. S'allontanava il fronte e la resa, dimentico il corpo all'angolo della storia, così giovane, forte, assurda, la morte vera. Andavano lungo lande sconosciute del ritorno, anche per chi non sarebbe tornato, a passi smarriti in un confine incustodito, da una pena indicibile per sempre, via da un presente dove straniero anche il pianto. E adesso andiamo a una trincea quotidiana. Ogni giorno vesto l'armatura, porto anche l'arco, le frecce, lo scudo, indosso il casco come l'elmo di Scipio e qualunque copricapo, variabile come il tempo, a proteggere la testa così instabile. Riecheggia e suona ogni dì una musica nuova, scompigliata e dilatata melodia d'accadimenti, ordinata cabaletta di ricordi, stanzetta di memoria, sempre a passo lieve e pie veloce, in un dove presente ma lontano, umido e vischioso, dove perdo ad ogni semaforo dell'armatura un tratto e mi chiedo dove sto andando. Dove vanno tutti gli elementi, tutte le particelle della vestitura, granelli che frantumano sotto i pontigli lungo fiume, o fondiglia di sciogliersi in mare, a sfaldarsi in una risacca solo mia? Ma è di tutti la stessa domanda, se qualcosa di noi si salva dalla dimenticanza, se in quel dopo a disperdersi a terra c'è pace.
applauso è nato spontaneo. Grazie. E questa è dedicata al luogo, un grattacielo dove io lavoro. Anche lì ci sono delle trincee. Al mattino sale su per il corpo l'inattesa felicità, come linfa che circola rigenerata. Ha una vetta di gioia quando attraversa la città, già inquieta che sbanda, presto si guasta la corrente felice. Resta tutta per storni, rondini, pigliamosche. Mi incanto oltre il vetro del grattacielo a quei volteggi, a come piroettano e costeggiano nuvole e cornicioni, a quanto composti gli unici gesti, muover l'aria e l'ali ferme. Qua dietro i vetri è riflessa una luce lattea, biancore che argenta altri grattacieli e incornicia museali colonne di civiltà romana, di rimpetto al santuario. Questa luce si spinge fin dove posso vedere gli alti pini dell'Appia precedere la striscia di monti o dei castelli in rilievo che pare il Vesuvio. Qua dietro i vetri stormiscono vite e fremono quotidiano in vetrina. Qua stanno piante nelle stanze come serre, nell'angolo ammassate alle finestre, blindata che non ha maniglia, anche per loro pericoloso sporgersi. Da fuori è un titanico specchio, nave gigante o tumulo egizio, riluce e abbaglia come faro la notte, indora di sole, s'azzurra e si incupa di grigio, come un mutante camaleonta il cielo. E poi c'è questa trincea dedicata ai ragazzi del 99, in memoria dei ragazzi del 15-18. Qua sotto il monte a Valparola, al passo del museo e dei tormenti, vieni a visitarmi, ora che ho 100 anni e resto fosso, stretto corridoio, pertugio mondato dei morti. Qua m'hanno ripulita, resa tomba bella, dove crescono i fiori. Ma qua stavano i ragazzi della guerra grande. Il nonno, soldato semplice, il suocero, capitano. Tornati entrambi e poi spariti, ciascuno il proprio carro diverso delle stelle. Chissà se un saluto, una stretta, uno sguardo, prima dell'attacco nel macello. Chissà se un ramaiolo di brodaglia. Non hanno mai saputo la doppia elica di sangue che congiunge 70 anni dopo e qualche giorno. Meglio tacere adesso. Ai figli del millennio non appartiene quel fango d'ossa e il gelo nel ghiaione, il buio in galleria del secolo più breve. Qua, nel silenzio bianco, una trama di pace col male è la memoria. Poi questa, che ho scritto tornando da Arezzo, ero andata per lavoro e poi su questo treno al ritorno c'era insomma la modernità, tutti presi dai cellulari, dai tablet a scrivere, ognuno nella propria solitudine. Ad Arezzo ero stata a rivedere i bellissimi affreschi di Piero della Francesca, la chiesa di San Francesco. E quindi ho scritto questa poesia che parla, cioè il ricordo di questi affreschi e così in contraposizione a questa modernità. E vo comparando, avrebbe detto, sì. Tornando ad Arezzo, lascia la vista alla luce estrema che abbandona i paesi disabitati alla discesa della sera. Viaggia con me, forza contraria e composta del treno in corsa. Ora popoli il silenzio nell'invisibile scompiglio di pensieri interrotti, mezzo morti, a cadere nella rete comune. Ne resta un abbozzo, un punto virgola faccina, polvere di idee aspirate dal cestino. Più veloce del treno va il mondo nuovo. Batte le dita questa landa di anime adoranti news come oracoli. Nessuno è lontano se la distanza è sillabata, mentre vanno in corsa le case,
fulminea sintesi di colore, come d'una bellezza piena, incurante del tempo, superba macchia che torna dei tuoi affreschi, Piero, il pallido incarnato di donna, la croce leggenda, pianissimo sussurreranno, quando sarò scesa da questo sogno insonne, strattonata e assetata nella fila d'ombre, qua nella folla irrequieta diranno ancora la quiete dei tetti e le vesti, della battaglia il frastuono, dei loro venti la memoria, galleggia ancora nella città in vicinanza. Qua si combatte da giorno a notte, tra le rovine, sui ponteggi, nei condomini, di stanza in stanza, di tra le sedie e le scrivanie, per ogni via. E non c'è pace laggiù oltre il mare, il nostro mare prossimo. Tornano i resti, le spoglie, i brandelli alle acque di mezzo di questo mare, nostro mare, mantra che replica l'Apocalisse, Finister rotola in diretta. Penso che ho quasi finito il tempo. Quasi. Allora leggerò un'altra dedicata a Giacomo Leopardi, anche se è assolutamente anti-leopardiana, sulla luna. Ma è là sul ciglio della luna, la vera eclissi dove ci specchiamo. Là solo vorremmo simulare il giorno e ridurre la notte e nascondere nel rivelare in quella maschera bella quanto siamo soli. La notte ti guardo e ti vedo piena come una donna gravida e nel tuo solo biancore immagino la punta dei tuoi seni e lievi segni come rughe mentre cerco l'orma dell'uomo, la sua impronta pestata sulla tua sembianza di fantasma e aspetto la tua luce strana, lontana da questa terra scura dove abito, dove non trovo posto e mi specchio in te che non hai colori, sento e riascolto la tua voce che muta ha parlato più dell'eterno dire d'amore, più di tutto lo sconforto e il silenzio commosso e lo sconcerto di quell'uomo, della sua impronta intermittente, quando fu tutta tremula la storia e il piede fermo sul tuo lucente nudo di vinta e non furono più le maree e l'attrazione una forza passata di moda. Poi dissero che non era vero, solo finzione la resa dei conti tra l'uomo e la scimmia. Chiudo. Finisco l'ultimissima, che è dedicata alla poesia, è un po' quello che io penso sia la poesia. La poesia è un vento, si spande sulla terra e la solleva, mette radici passo a passo e tra peso e aria fingiamo l'eternità. Grazie. Grazie. Che sia stato un ottimo debutto Stabiese, direi, no? ha ricevuto applausi a scena aperta, come si dice in teatro. Quindi sei piaciuto moltissimo, insomma, mi pare fuori di dubbio. E niente, quindi abbiamo fatto questa nuova conoscenza e comunque sicuramente adesso entrerai, come dire, nel gruppo degli amici e delle amiche che si avvicenderanno, che si avvicendano di tanto in tanto nelle nostre iniziative. Grazie Marzia, veramente, grazie ai due amici Monica e Mauro che ti hanno portato qui, grazie. Senti, io farei, Anna, cambiando un poco quello che avevamo detto, vogliamo fare uno stacco di una sola canzone? Grazie. Tu vieni. Sperando che arrivi un po' di Sì, ci sta. E noi ci adeguiamo. Vi do un voto, questo te lo sento.
capirlo, ma nascondo la sta faccia, ma nascondo da chi sto, vinto scuro so due stelle. Coinvolgente di quelle, tutte quelle che tu scegli di solito mi piacciono moltissimo, ma siamo già alla seconda, veramente canzoni emozionanti. Sentirei, grazie. Va bene, allora mi preparo. Bruno Galluccio. Bruno Galluccio, possiamo dire che è un'antica conoscenza nel senso dell'antico di 6-7 anni, quindi un antico recente. E con Bruno Galluccio non ho molto da dire perché già lo conoscete. Galluccio è uno di quegli autori che, come dire, svolgendo un lavoro, avendo una preparazione scientifica, si sono poi dedicati in maniera eccellente anche alla poesia, trasferendo spesso i concetti della scienza in un linguaggio e in una poesia molto elevata, e dove spesso però, se si va a guardare bene, traspare anche molto il sentimento oltre il senso dell'esistente. E io ogni tanto, spulciando e leggendo, ne scopro qualcuna che dico: questa però è una poesia sentimentale.
Vai Bruno. Grazie, grazie a Carmen, grazie per l'invito, come ringrazio l'organizzazione tutta. Anche e grazie. L'organizzazione, come al solito, è mia, di Raffaele. Vabbè, l'organizzazione tutta. Ma grazie a Carmen anche per queste belle parole con le quali mi ha introdotto. E io volevo cominciare, Carmen, con due inediti. Di solito uno legge gli inediti alla fine, per finire vi leggo due inediti, invece io comincio con due inediti. Il primo testo fa parte di una riflessione sul tempo che prenderà buona parte del prossimo libro. Le colonne di Atene vanno ad allinearsi nella nostra mente. Quelle ostie della carne calate così profondamente nella storia, le ossa che si avviano all'inverno grande, voltandosi intorno indifese. I legami covalenti instaurati tra ossigeni e idrogeni, il primo casuale formarsi dell'acqua, lo strappo nel tessuto iniziale della simmetria, le pianure di tempo, quei convogli distanti e quegli altri convogli più lenti. Il secondo testo è di carattere completamente diverso, è un testo che tra l'altro, contrariamente al solito, c'è anche un titolo, Circuiti elettrici, e può sembrare una poesia molto tecnica, e in parte lo è. Si parla di termini che forse non a tutti sono notissimi, di capacità e di resistenze, però prendeteli per il significato che hanno nella vita quotidiana, che poi in elettronica abbiano anche altri significati, questo conta poco, anzi conta molto, perché è stato il motivo ispiratore della poesia. Come hai detto tu, io spesso gioco su questi parallelismi anche linguistici fra la terminologia tecnico-scientifica e quella usuale. Ma ho scritto questo testo e lo leggo stasera anche per un altro motivo, perché è un ricordo della mia vita di studente universitario. Quindi quando si citano i ricordi si può anche, anziché ricordare una gita al mare, una escursione in montagna, si può ricordare con piacere il primo ingresso in un laboratorio dell'università. Circuiti elettrici. Finalmente avvia mezzocannone 16. Si saliva attraverso l'integrità di ombre e di luci tagliate, la polvere e le confidenze sussurrate dai legni. Poteva essere una borghesiana promessa di archivi e di specchi su dimensioni trascorse, ma nella grande sala, inaspettatamente chiara, sui tavoli le lancette inquiete degli strumenti, le onde sinusoidi di verde degli oscilloscopi, e sulle basi forate, come di Lego infantili, cominciavamo a inserire capacità e resistenze per vedere come l'essere, in serie o in parallelo, cambia l'intensità delle correnti elettriche agli estremi. E per esercizio di fuga ci si chiedeva se anche le anime, nel condensare e resistere, si sommino o sommino i propri inversi, a seconda che si diramino dallo stesso nodo oppure nascano una dalla fine dell'altra. E adesso passiamo ai testi dal mio ultimo libro edito, La misura dello zero. Il vuoto, sempre un enigma e un mito, abitante con orrore delle prime domande infantili sull'universo. Quando uscire dalla casa è pensiero, e l'oltre era segnato dall'incubo dell'abbandono.
e quel vuoto sembrava proprio lì, fuori di casa, in agguato. Un agguato lontano e incombente, un allontanarsi da cieco o muoversi senza ragione, abbandonando i punti cardinali. Oggi sappiamo che il vuoto non esiste. Ci sono ovunque fluttuazioni quantistiche, ovunque perturbazioni di campo che fanno apparire fotoni o materia, perché anche qui lo zero è una funzione fantasma, un valore esatto che non si può raggiungere. Andiamo riconoscendo il flusso normale delle cose, gli sbarramenti e più in centro la possibilità di perdere. Le formule hanno sviluppato le incognite, anche quando la sera è un raduno di maschere. I neutrini, messaggio delle supernove, attraversano incessantemente il corpo e il cervello, ma non per questo le onde cerebrali vengono mutate, né muta la nostra visione del mondo. Muta l'occhio, che davanti alla fuga dell'acceleratore trova conferma di questa strana materia quasi priva di sostanza, e poi sente l'emozione che il tutto si svolge come era stato intuito, si dispone in un quadro coerente, per ribadire che la ricerca scientifica è strettamente collegata anche all'emozione. Fu scoccata al Big Bang la freccia del tempo e segna ancora oggi la nostra direzione. Eppure fu lanciata la freccia dell'entropia, per cui la tazza che si infrange non si ricompone, la polvere non ritorna spontaneamente al muro. Perfino quando con la teoria tentiamo di mettere ordine nell'idea dell'universo, ne accresciamo il disordine totale. E quelle due frecce allora scagliate misteriosamente hanno la stessa direzione. Ma noi ci sentiamo a volte perduti in questo vincolo primario e proviamo una strana nostalgia di un ambiente pienamente euclideo, l'insofferenza di non poter muoverci avanti e indietro come per gli spazi, quella baia di possibilità perdute. I prossimi due testi sono presenti in una pubblicazione d'arte che ho prodotto con l'artista Lino Fiorito. Sono partito da suoi disegni che hanno come nucleo centrale la geometria della Terra vista dal volo, dall'alto. Leggo due dei 18 testi dell'opera. Basta cambiare prospettiva, operare proiezioni su piani diversi, indagare sulle intersezioni, male inevitabile, addentrarsi nella struttura del punto, compiere rotazioni infinitesime, finite. Nulla concedere alla pigrizia, all'abitudine del nervo ottico. Inventare isomorfismi come compito primario. Lasciar cadere sfere nel vuoto, cilindri, rette. Lasciar cadere proiezioni babilonesi, basi egizie. Lasciar cadere atmosfere. Così tu ora vedi dall'alto i movimenti sotterranei, migrazioni di forze. Lo sguardo rabdomante può attraversare stratificazioni eterogenee. Quello che si può dire, quello che diventa disegno, quello che rimane oscurità. E le ultime due, torniamo alla misura dello zero. Morire non è ricongiungersi all'infinito, è abbandonarlo
dopo aver assaggiato questa idea potente. Quando la specie umana sarà estinta, quell'insieme di sapere accumulato in voli e smarrimenti sarà disperso e l'universo non potrà sapere di essersi riassunto per un periodo limitato in una sua minima frazione. E adesso, questa per esperienza sembra la poesia più gradita del libro. Grazie. Questa che leggo per finire è una poesia che non leggo quasi mai, però mi è molto cara, quindi ci tengo a leggerla stasera. È una celebrazione dei simboli della matematica, quindi come tale nella prima metà può apparire un po' ostica, ma poiché i simboli della matematica sono appunto il linguaggio della matematica, mi sembrava opportuno o almeno mi ha ispirato l'idea di celebrarli, ma anche perché c'è un parallelismo, ho sentito questo parallelismo mentre scrivevo la poesia, tra il riempire le pagine di un foglio per scrivere formule. Il foglio bianco esiste anche per i matematici, quindi riempire il foglio bianco da parte di un matematico o di uno studente che studia per un esame di matematica è il classico foglio bianco dello scrittore. Quindi c'è in qualche modo un parallelismo che si evidenzia nella seconda parte, comunque non è lunga. Vedevo sulle pagine la struttura sistolica delle formule, il semicerchio della parentesi, il taglio delle frazioni, il sigma sistema di sorprese infinite da sommare, la S allungata dell'integrale che misura forme non regolari e i gruppi perfetti nelle operazioni semplici e chiuse. E allora, nella luce bianca della scrivania, la proiezione delle mensole in letto diventare una geometria proiettiva della stanza e la mia attenzione un fascio aggiuntivo di luce posato sulle pagine che scorrevano. E uscivo dalla selva dell'incomprensione per avventurarmi verso le figure dei pianeti. Grazie. Credo che forse ti ricordi che io l'ho pubblicata come dei testi al giorno, perché anche a me piace molto. Difatti è una di quelle che mi piacciono tantissimo. Con Bruno Galluccio qualche anno fa abbiamo portato qui a Castellammare una bellissima esperienza anche di musica con Antonio Raia. Fu anche qui una bella esperienza. Senti Raffaele, tocca a te e poi chiudiamo con la voce femminile di Monica Martinelli. Quindi vieni tu e... Che devo dire di Raffaele? Credo che sia il più noto qui a Castellammare perché gioca proprio in casa. Io niente, non dico niente, ma diciamo che anche lui viene dal mondo scientifico, lo sapete già. Anche lui molte volte trasferisce il linguaggio scientifico, mischia il linguaggio scientifico col linguaggio lirico e soprattutto io non dico molto di lui, gli dico solo grazie perché veramente da 6 anni che facciamo questo reading, questo siamo alla 7ª edizione, è nato insieme a Raffaele, veramente prosegue, collaboriamo moltissimo anche in altri reading poetici, quindi non dico niente, lo ringrazio solo. Grazie Carlo. Io comincio subito con una cosa recente, insomma le cose che vi leggerò sono quasi tutte abbastanza recenti e comincio da quella più recente tra quelle che ho scelto e vado via indietro nel tempo. E questa si intitola Hermès, o Hermes se vogliamo, il messaggero
degli dèi, ed è in realtà scritta pensando a chi nello scrivere si accorge di non scrivere parole sue, ma parole di chi non c'è più. Sedotto dalla scienza, nostra artefice, a volte come marzo parvi alterno, assorto e sbrigativo, forse spesso. Però, mi dicono, racconto cose belle, pure le spine delle rose. La spiegazione, in vero, appare semplice, e questa mia scoperta, vi confesso. Io metto in versi il sogno dell'eterno, io canto la bellezza immeritevole, il fato mi prescelse qual suo messo, già che ebbi in sorte d'essere suo complice, di tutto questo erede inconsapevole. E la seconda riguarda invece, Bruno vi ha parlato della matematica, riguarda una delle scienze dure cosiddette, perché basata, le scienze dure sono basate, fondano il loro fondamento sul formalismo matematico, e questa è dedicata a la scienza dura che io ho praticato, la chimica, e si intitola Chiave di lettura. La credevamo ignari e scienza pura, risolutrice al mondo d'ogni screzio, virtute e al tempo stesso conoscenza. Non sapevamo quanto fosse dura la scienza d'Epicuro e di Lucrezio, che in atomi disegna la natura e della massa afferma l'esistenza, ma nella circostanza di sventura m'appare l'ingerenza ben felice d'un essenziale incontro, quintessenza. Insomma, fu la sorte ammaliatrice, l'occasione, la chiave di lettura, il caso che dimostra l'attitudine per ogni benedetta contingenza, per ogni singolare congiuntura, e non pretende gloria e gratitudine. Poi un must della pasticceria napoletana, le sfogliate. Scandite in corso d'anno le giornate da celebrare senza troppi eccessi, a dosi scarne, ma erano frequenti gli anniversari e gli altri accadimenti nei giorni che ci furono concessi. Ed era una guantiera di sfogliate, di ricce e frolle all'ora del ritorno, il fuoco necessario della festa, pure senz'altro seguito in quel giorno, pur nell'estremo degli appuntamenti, nei perduti sfocati lineamenti, nello sbiadito sguardo che ne resta. Questa è recentissima, è l'ultima, credo, che ho scritto, e che è stata, insomma, oggetto di una fervida e breve polemica su Facebook legata alle immagini che io adopero. Si intitola Punto in croce. Se il tempo non lo metti a miglior frutto, poi conti le occasioni ad una, se in pochi grani filtra la fortuna dalle ridotte maglie d'un setaccio. La vita e punto in croce, dopo tutto, ornare d'un ricamo un canovaccio, ma se finisce il filo nella cruna, se un punto mal finito ti dà cruccio, hai voglia di imprecare alla sfortuna, ogni croce la serra un catenaccio. Addio, dedicata alle persone scomparse che abbiamo avuto occasione di salutare in vita, eppure non lo abbiamo fatto. Addio, amico, che non ho cercato in ogni appuntamento rimandato, incrociato per caso in una via benedetta, confidando nel tempo che all'infinito sarebbe durato dei viventi l'eterno passatempo, che mai davvero mi sono concesso, sempre pensando di procrastinare. Addio. O tu, partito nel frattempo, che non ti fermi alla mia litania, che oltre l'immenso hai imparato a viaggiare, pur se non sei mai davvero mancato da qui,
dove so che non sei mai stato, da qui dove so che non hai più tempo, dove di rado t'ho solo incontrato grazie a un fugace divino permesso. Una considerazione sulla vita, dove mi diverto nel gioco intertestuale, cioè nel interloquire con altri autori. La vita non è articolo da poco, seppure fragile come un fuscello, ed oscilla quel che deve, sia lunga sia breve, non pensata da un alieno in qualche posto che non sia terreno. Talvolta la vedi davanti a un tè, instradata da un radar subitaneo, pur se pare disposta in altro loco, come costretta un'onda alla battigia, poi data in fretta ad un amaro futuro, come lo svolazzo d'un pipistrello che si schianta su un improvviso muro. Per quanto tu la ratio ne componga, la vita è mare senza alcun perché, ma del suo sale restano vestigia. Tramonto. Di qui ci tuffavamo nel crepuscolo, ma il sole non svaniva all'orizzonte, ci sconfinava a tradimento in petto, blandiva il nostro mondo onirico, ci catturava cuore ed intelletto. Tra vita e sogno, architettando un bilico di rame cospargendoci la fronte, moriva quindi il giorno in un tempuscolo. E vi leggo quest'altra, ma giusto perché Mauro all'inizio ha parlato della rima Fiore Amore, anche in questa ricorre il richiamo a Umberto Sabba, e sì, però c'è anche il richiamo ad un altro autore, si intitola infatti Il Quia. State contenti, umana gente, al Quia, che se potuto aveste capir tutto non servirebbe il verso ammaliatore che dell'amore è chiosa ed elegia, la rima sorprendente con il fiore che dell'amore è trita liturgia. Non ci sarebbe scienza né poesia a dirvi quale essenza v'è nel frutto. E invece un tema, adesso un tema ambientale di attualità, che mi ha ispirato questa ode al Sarno. O divo Sarno, dalle verdi rive, dall'acque scorse dall'età del bronzo, di Vesevo bagnando le pendici, ricovero dei nomadi sarrasti, d'antichi paesaggisti, ispiratore. Per te cullammo un tempo aspettative, rincorremmo fanciulli le tue sponde. O divo Sarno di sorgenti chiare, oppresso dagli abusi quotidiani, umiliato dall'uomo inquinatore, stolto, incurante delle tue radici, artefice di crimini nefasti, scarichi d'industrie, liquami urbani, possa levarsi ancora il gracidare che le tue prode elesse a sua dimora, delle ile che ne videro le fronde. E uno scherzo, un gioco se volete, che è intitolato L'Evento, e insomma si può leggere in diverse occasioni, non è questa l'occasione giusta, però potrebbe esserlo. Scusate se mi induce in tentazione l'evento leggendario da curare, del grande avvenimento, l'illusione, che chi che sia non osi trascurare. Ma quattro gatti sono intervenuti, non hanno rinunciato all'occasione, ha disdegnato lo storico momento, finanche chi giurò di non mancare. Altra serata, identico copione, nella saletta tutti benvenuti, non curanti d'un noto appuntamento, erano in otto in tutto i convenuti. Succede spesso, ci andano bene. Infatti. E
Vi leggo l'ultima, anche questa di un tema ambientale e legata a una cosa che stiamo osservando di recente, i pini che vengono abbattuti perché danno fastidio alle strade, all'asfalto delle strade. Sono di troppo, lì danno fastidio, lungo le strade, ora rei d'aver messo radici, d'aver mescolato resina e lava, filari d'ombra in eccesso. E via, si proceda, vengan tagliati, abbattuti, fatti a pezzi, stroncati, lungo antichi tratturi un eccidio, gli incolpevoli pini inchiodati, ora vanno immolati al progresso, nessuno spazio per esso si lesina che abbia l'asfalto lo spazio promesso. Grazie. Allora, come anche altre volte abbiamo sottolineato, vedete che la vena poetica di Raffaele, come dire, spazia, si muove su più registri, da quello ironico a quello lirico, a quello profondamente, come dire, sofferto, sicuramente sempre uno sguardo sull'esistenziale, ma anche appunto questa vena scherzosa, lo sguardo alla natura, sono le varie tematiche che caratterizzano la poesia di Raffaele. Allora, se facciamo un altro stacco di un'altra canzone, poi ascoltiamo Monica Martinelli e poi ci sarà una veloce sorpresa. Una libertà che mi sono concessa, ma buona. Qualche poesia? No, io non ho mai scritto. Vabbè, ve lo dico, io canterò una canzone, va bene? Ecco, posso cantare, questo sì, Salvatore, questo lo potrò fare. Facciamo un tango. Tango. Per la gioventù, a dose da pochi, chi è stanca e soffrì, ma
Grazie. Ringraziamo Anna, che anche Anna è socia di tutte e due le mie associazioni, non ce lo dimentichiamo mai, socia onoraria. Quindi veramente non immodestamente, anzi tu ogni volta che vieni, come dire, confermi questa tua, come dire, legittimi questa tua essere presente nelle nostre associazioni. Allora chiudi adesso l'ultima poetessa, poeta presente stasera, perché Ketty Martino, che vi saluta tutti, purtroppo, come dicevo prima, qualcuno ha avuto un problema improvviso e quindi all'ultimo minuto nel pomeriggio ha dovuto disdire la sua partecipazione. Abbiamo Monica Martinelli, un'altra voce interessantissima e importante del panorama non solo romano ma italiano. E poi teniamo presente, come avete potuto leggere dalle note che vi ho passato e che vi ho pregato di passarvi un po' fra di voi, molti di questi autori sono tradotti anche in altre lingue o essi stessi compongono in altre lingue, quindi diciamo che, come al solito, è un livello che, insomma, anche passando prima fra gli amici, tutti quanti riconoscevano molto alto. C'è stata un'invasione di romani, Eh sì, questa volta ci hanno invaso i romani, è vero. Però diciamo, in realtà eravamo in parità. Noi abbiamo gradito, però, gradito tantissimo. Sì, 3-3. Ma 3-3, poi... Adesso siamo di più, siamo in maggioranza. Allora, io ringrazio innanzitutto Carmen e Raffaele per avermi invitata nuovamente, perché devo dire, io sono già venuto, ho avuto già il piacere di essere qui in questa bellissima location, questo posto meraviglioso che è Porto Davide, e sono già venuta nel 2015 insieme a Mauro. Infatti in quell'occasione ho presentato il mio libro L'abitudine degli occhi, che era appena uscito, appena stato pubblicato. E voglio però leggere, oggi leggerò, comincio proprio con una poesia tratta da questo libro, perché è una poesia che diciamo è in tema all'argomento appunto della serata, il cuore. Ha avuto un bel premio, però, se non sbaglio. Sì, è un libro che è andato bene, sì, ho avuto insomma premi, riconoscimenti, recensioni. Si è letto le note. Grazie, è studiato. Doveva andare in America addirittura. Invece l'America non mi ha avuta, perché non sono andata a New York poi perché ho avuto dei problemi, non sono potuta andare purtroppo, anche perché non ci sono mai stata e mi sarebbe piaciuto. A cuore aperto, negli altri non so distinguere un cuore stretto a spigoli da uno largo aperto. Mi perdo l'anima nel compostaggio di sfalci e ramaglie. Una tramoggia mi divide in due, mi stacca il cuore, la parte di me più grande, da contenere quanto più si può, da contenermi tutta. Il volo mi sbatte in alto, gettata in aria, nell'inferno, tra piroette di carta e piogge di cenere, risucchiata da un aspiratore potente che non ha pietà. Pure lì provo a cercarti, ma la scommessa è persa. Ogni livido ha la sua pena, ogni illusione la sua trasparenza. Io invece vorrei cadere con la grazia di un passero ferito all'ala, che volteggia in tentativi, ma subito plana di dignità. Non ho un'altra possibilità. Negato il desiderio di rigenerarmi, sazia di tempo e di forma, mi costringo a seguirti, inutile calamita del cielo. Ora leggo un'altra poesia, sempre di questo libro. Un pensiero mi raggiunge nel percorso più breve, tra l'esserci e riconoscersi. Aspetta. E come foglia si sente nel vento la paura di cadere e restare lì. Non mi spaventa finire,
La fine è concentrata, inesitata, ma è l'attesa del buio che cancella passi e foglie e tutto rende uguale. Questa è pena quotidiana delle creature e questo non avviene tra le foglie. Allora, leggo qualche inedito. Questa è una poesia che ho scritto in seguito, avevo perduto la mia chiavetta, le pendrive che ormai tutti abbiamo, in cui c'è il nostro mondo praticamente, ci scriviamo di tutto, dai conti, dai pensieri, insomma, e quindi ero abbastanza disperata all'idea di averla perduta e poi per fortuna l'ho ritrovata. E allora per la gioia, diciamo, ho scritto questa poesia. Benedetta sia la chiavetta. Perdere per poi ritrovare è qualcosa che porta il corpo a tremare e a spostarsi. La paura fa miracoli, quasi come la gioia. La paura di perdere i dettagli dei giorni, mentre ti accorgi che è già tanto ciò che non ricordi. Dentro quel frammento di plastica c'è tutta la vita, la virtuale insieme alla vera, ora smarrita o finita in mano a chi tutto ciò non dirà niente. Dirsi che è bello allevare un'idea, starci dentro ogni giorno e poi uscirne con un'amputazione. Si perdono i pezzi e ti chiedi a cosa servono i particolari, conservati in scrigni, colmi di grazia e sospiri. Quella memoria portatile ha deluso perché ha tradito, oppure il rimedio è abbassare il volume ai ricordi. Ho speso bene la vita, sta scritto. Per questo c'è un timbro, quello del punto di vista. Si chiama imparare a staccarsi dal mondo, stare in piedi nel moto perpetuo del transito. Grazie. Guardate, isole e occhi, lo stesso spazio indefinito di foglie e pupille, distese di terra e sogni, stessi confini delimitati dal mare, un mare che sia di acqua o di memoria, comunque di qualcosa che cambia, terra che vi sostiene, mare che vi avvolge. Sono anni pronti all'abbandono, quando lo sguardo si inclina per il peso del tempo e delle maree e ci si perde fra le onde o fra i pensieri. Il passato lascia impronte sull'acqua e sulla terra a mantenere promesse per il futuro. Adesso, ecco, leggo una poesia, visto anche Marzia prima ha letto una poesia dedicata alla Luna e anch'io voglio leggerne una che ho scritto l'anno scorso quando c'è stata l'eclissi totale di Luna. Ogni gioia ha il suo lato d'ombra, ogni luna ha il suo lato scuro. Oggi, cara luna, sei più distante. Se Marte e Sole si oppongono, nel tuo apogeo diventi mini luna e la tua ombra dura più a lungo. Quest'ombra della Terra che ci rende curiosi e inquieti, partecipi dell'universo e le sue stelle, che sappiamo lontane, ma che per un giorno sentiamo più vicine e siamo grati a chi ci ha regalato curiosità e telescopio, l'obiettivo giusto per spiare il cielo e le sue verità nascoste. Ma anche l'eclissi passa veloce, come tutte le cose di questo mondo. E ora una poesia dedicata alle stelle. Le stelle sono punti di luce in cerca di casa, un luogo per posarsi e cedere calore alla terra, ossa e polvere da seppellire come prove d'amore dell'esistenza, quando i ricordi si sgranano, si sgretola il passato in macerie di memoria, in sassi antichi dove riposa l'urna del tempo. Forme cosmiche allentano i sogni e nel sonno vorrei cadere da una stella sopra un giaciglio imbottito, il cappotto di lana di mia madre, col suo tepore stabile, o in braccia fragili di vento.
mi sostengono i piedi senza tacchi, muovono la mia anima sulle punte, senza pretesa di portare ogni giorno il peso della vita. La verticalità aiuta l'attenzione a uno sguardo più ampio, perché dalle punte dei piedi viene la poesia, l'energia che spinge al salto, fuori dalle nostre stanze, in cammino per il mondo. Questa è una poesia dedicata alla poesia. Questo libro vuole... Beh, poi devo leggere per forza una poesia da questo libro. Sì. Allora, volevo leggere una poesia che ho scritto dopo l'ennesima telefonata ricevuta dai vari call center, che diciamo da cui tutti siamo un po' ossessionati, e allora ho deciso di scrivere una poesia e di dedicarla comunque a queste voci misteriose dei call center. Voci senza volto. Una mattina qualunque, immersa nel vapore di un sogno, il telefono squilla deciso. È una voce senza volto che interrompe il mio cuore, ospite di una realtà virtuale, mentre scivolo e cado su un deserto di ghiaccio, dove ombre secolari si deformano. Buongiorno, sono Marina. Volevo proporle un contratto stellare sulla Luna. No, grazie, non mi interessa, rispondo. Sulla Luna sono già stata. Magari in sogno, sì, però era bello e sembrava vero. Le voci senza volto non hanno luoghi. Le voci senza volto non hanno anima. Vagano nello spazio e nel tempo per arrivare a fine giornata, schiave di un potere consentito che le prende per necessità. Le voci senza volto sanno di spezzare i sogni, ma non ne hanno colpa, perché la vita ha già spezzato i loro. E adesso chiudo proprio con una poesia tratta da questo libro, che si intitola Alterni presagi, che avevo pubblicato prima dell'Abitudine degli occhi. È una poesia che ho scritto dedicata a una coccinella che era entrata in casa un giorno e che mi ha fatto compagnia per qualche ora. Coccinella. La bellezza non ha meriti, non la si può scegliere, c'è e basta, se e come crede lei. È la meta più ambita, la creatura più desiderata. Tutti vorrebbero averla, ma è privilegio di pochi. Però ha i suoi limiti, è impietosa, effimera, ingiusta. Spesso non è dove si vede, bisogna saperla scovare, scoprirla sotto un'evidenza che non appare. Forse era in quella coccinella rovesciata che tentava di ritrovare l'esatto orientamento. Grazie. Grazie a Monica. Poesie anche qui che fra il carattere sociale, carattere esistenziale, insomma, poesie che fanno pensare, tutte quelle che abbiamo ascoltato stasera. Io non ho ancora detto che con noi stasera ci stanno tanti poeti e tante, non soprattutto poeti, ma anche qualche poeta donna. E comunque quindi ringrazio tutti quelli che ci sono qui fra il pubblico, che anche loro scrivono, ci sono degli scrittori, insomma non cito tutti perché sicuramente qualcuno mi sfuggirebbe, però siamo in tanti. E con noi c'è pure Giovanni Damiano, che è molto amato dal pubblico stabiese, che è sempre atteso per la sua poesia, soprattutto in napoletano, ma prossimamente lo ascolteremo con la poesia in italiano, perché così vedremo la bontà di Giovanni anche in lingua. Già che abbiamo parlato della Luna e riferimenti a Leopardi, Giovanni ha tradotto e ha trasferito in napoletano L'infinito di Leopardi. E allora chiudiamo con questa sorpresa, va? Con questa lettura dell'infinito leopardiano, così come l'ha reso Giovanni Damiano. Grazie a Carmen, questa era una promessa tua
perché sì, quando te la mandai tu dicesti però la leggeremo, la leggeremo. Naturalmente lungi da me quelle di tradurre in poesia l'infinito, ho cercato, è una specie di esercizio mio del napoletano, è un tentativo di avvicinarmi il più possibile intanto ad afferrare i concetti che già tantissimo espressi e concentrati in 15 versi e poi certamente dare un certo ritmo, una certa musicalità. L'unica cosa di cui io che credo mi possa far perdonare è che io ci ho dedicato molti mesi, quindi cioè l'ho rifatto, rivista, ripresa e poi ripresa ultimamente in diverse copie, insomma, in diversi modi. Immensità, sempre cara m'estate che stu mondo sull'agna e che sta sepe, che tanta parte l'urdum universo ha vista nascolna. Ma ferma e appazzando l'occhio, spazio senza fine, roppacchella, e silenzio ratimun, e una pace assai profonda. Io rindo pensiero ma fiore, che quasi o cuore si schianta. E appena ho viente, sento ciucciugliare tra starber io, chi lo silenzio senza fine a questa voce confronta. E pensa all'eternità e all'ebrega passata e a queste moe e viva, io voce a voce suia. Ma così, tra st'immensità, o pensiero mio sprofonda e perdermi me doce in tastumare. Grazie, spero che Leopardi mi perdoni. Non è certo questo l'unica cosa che dovrebbe perdonare Leopardi, perché poveretto se ne sentite tante. Alla tua, guarda, io ho letto più di una trascrizione in napoletano, perché ce n'è stata fatta più di una ultimamente. Quello che mi piace della tua è che mentre le altre hanno cercato di accentuare un po' con la rima, nella invece la tua mi piace perché ha rispettato, diciamo, la struttura del testo leopardiano. Almeno quello. Allora, diciamo che per quanto riguarda la parte poetica, noi abbiamo concluso, però adesso abbiamo altri due pezzi che saranno eseguiti da Anna Spagnuolo e Salvatore Torregrossa e quindi chiuderemo come al solito alla grande con la musica, come adesso abbiamo chiuso, come dire, questa bella serata poetica. Ancora una volta io sono contentissima che questa serata ha visto tante persone, come già dicevo prima, che anche persone che magari con qualche difficoltà non sempre si muovono, io le ringrazio in modo particolare di essere venute e quindi veramente grazie, grazie, grazie. Chiudiamo qui le attività nostre, le riprendiamo fra settembre, a settembre, ottobre, avremo un altro appuntamento importante poetico che è la Notte della Poesia, forse la terza edizione di Jazz and Poetry, comunque al momento ci fermiamo. Però ci sarà il solito appuntamento a Montefaito col Faito Doc Festival, vedremo come organizzarlo. Allora Anna, a te e a Salvatore la conclusione. Vi ringraziamo, è una grande responsabilità concludere una così bella serata con qualche poeta nuovo che abbiamo molto apprezzato, anzi una poeta, così? Sì, sì, così. Così. Poeta, poetessa, poetessa, vabbè. Comunque grazie ancora, noi concludiamo con un pezzo di Gragnaniello e un pezzo di Gio Amoroso. Io voglio rire al mondo, lascio intorno a sé
sono scemo solo e sono scemo amore, sì, io resto sola e parlami il tuo suono amore, io non mi scederò, come non porto niente, si passa ancora tempo, a te non ti fa niente, la mia somiglia mia ha già stipato a te, a te, oh a te, a te, a te, parlava d'amore a noi, con questo bellissimo pezzo di Gio Amoruso, un grande musicista napoletano che ultimamente non sta passando un buon momento fisico, ma è stato uno dei grandi musicisti che hanno interagito nella scena napoletana insieme a Pino Daniele per tanti anni. Come longa sta via, perché non sponta mai, so perdere te prete, mi se carta ravognata, sotto l'evere mura, la s'arrampica giura, e gli estemmere giorni, e srata senza pane, e intanto cor aspetto, ma sarà per il fontana e chiama e risciuga un essa ravogna sta luna con la luna come volta lontana come volta lontana tu cielo che cielo non si farà mai giù. Thank you.
non c'è cava, si fa una processione, la cammina chiaro chiaro, non è morte nessuna, non è usante nessuna, non si sente la voce e non suona una campana, e intanto cuore aspetta che sarà bene il fontana. Facciamo passione. Va bene. Più lontano tu stai, più vicino tu sei. Thank you.
bravi come al solito, avete reso la serata preziosa anche con il vostro intervento. Veramente possiamo dirci soddisfatti, contenti, insomma, e all'anno prossimo, sicuramente, sempre di buon augurio, sempre di questo periodo. Ragazzi, fissatevelo già in agenda, non prendete impegni tutti quanti, tenete presente queste date. Diciamo un arco di un paio di giorni, dateci la possibilità di qualche oscillazione. Comunque, grazie, veramente grazie ad Anna, a Salvatore, a Monica, a Marzia, a Mauro, a Bruno, a Raffaele, a tutti gli altri poeti presenti e le poetesse, perché non vogliono, no, qua non piace poeta, allora poetesse. Sì, quindi veramente, veramente, veramente grazie a tutti che siete venuti. E passo il microfono ad Anna perché vuol dire una cosa. No, vi volevo dire che se il 13 vi trovate a Napoli al Maschio Angioino insieme ai miei colleghi napoletani per il quarantennale di Estate a Napoli, voluto da Valencia, allora sindaco, noi eravamo lì, io e i miei quattro colleghi, a fare festa di Piedigrotta di Roberto De Simone, e saremo quest'anno con un progetto che si chiama Paese mio bello, l'Italia che cantava e canta. Siamo al Maschio Angioino sabato questo. Se venite sabato 13 assisterete a un bel concerto. Grazie. Vorrei ricordare che un piccolo saggio l'abbiamo avuto anche quest'inverno con un'altra iniziativa fatta sempre da voi. Allora, grazie ancora a tutti e niente, ci diamo appuntamento per altre cose che magari accadranno in questi grazie giorni. Grazie a Carmen!